Nel mondo del web 3.0, se un progetto vuole acquisire più valore e più fiducia da parte del proprio pubblico, non può non offrire delle utility. E una di queste è quella di dare dei contenuti esclusivi ai propri holder. Prendiamo giusto per fare un esempio Bored e Piot Club, dove sul loro sito hanno una sezione solo per gli holder. E qui verificando il possesso di un loro NFT, si potrà accedere a questa sezione esclusiva ed aggiungere un pixel nella loro opera d'arte il gabinetto. Non vorrei sbagliare, ma si chiama proprio così. Comunque ve la lascio a schermo e se non si possiede un loro NFT, non si può partecipare alla creazione di questa opera d'arte. Questo è ovviamente solo un esempio, ma si può offrire davvero di tutto come contenuto esclusivo. Esistono varie piattaforme per offrire questo servizio, come ad esempio Mintgate, che permette di caricare contenuti PDF video, foto e condividerli con la community oppure se si hanno delle esigenze specifiche come creare delle pagine web accessibili solamente ai possessori di NFT si può creare un sito web proprietario con magari più pagine che permetta l'accesso a questi contenuti esclusivi solamente una volta verificato il possesso di un NFT tramite la connessione del wallet ma vediamo come si usano entrambi per primo vediamo il più semplice Recatevi semplicemente su Mintgate, anche con il link qui sotto in descrizione, e collegando il vostro wallet potrete accedere a delle chat condivise, inviare messaggi che potranno essere letti solo qui, così come inviare foto, video e link. In questa chat accessibile solo ed unicamente ai possessori di un NFT di una collezione. Infatti, ora, se mi collego con un wallet che non possiede nessun NFT della mia collezione, Alpiverse, che tra parentesi è gratis, prenderne uno e vi lascio qui sotto in descrizione il link per mintarlo. E come dicevo, con questo account con il quale non ho un mio NFT non potrò accedere a questa sezione. Per quanto riguarda questo sito web, ovviamente è meno professionale, sia perché non è un nostro sito proprietario, ma anche perché non ci permette di personalizzare molte cose sia l'esperienza all'interno di questo sito web, ma anche la vera e propria grafica del sito, che magari differisce da quella del nostro sito web proprietario. L'unico modo che abbiamo per offrire un'esperienza unica alla nostra community è quella di creare una pagina web nel nostro sito che prima di permettere l'accesso al sito web faccia verificare tramite la connessione del proprio wallet il possesso di una determinata collezione NFT. Questo è l'esempio della mia pagina web ancora molto scarna, però ecco il funzionamento. Se provo a collegarmi con un mio wallet che possiede un NFT di Alpiverse, Ecco che approvando la transazione mi fa accedere alla pagina esclusiva. Infatti prima eravamo nella pagina di login ed ora siamo entrati nella pagina principale. Mentre se ora scollego il wallet e mi riconnetto con un wallet differente dal precedente, che non abbia un NFT di Alpiverse, mi troverò ancora una volta nella pagina di login. Ed ecco che cliccando qui non succede nulla. E se furbamente provassi ad uscire dalla barra di ricerca, togliendo qui login, per entrare nella pagina principale e clicco invio. Ecco che vengo reindirizzato nuovamente nella pagina di login, quindi non posso entrare in nessun modo se non posseggo almeno un NFT. Un altro modo che abbiamo per creare una community di soli possessori di NFT è con la Blend, che tra l'altro faccio vedere in un video dove spiego come creare un server Discord per una collezione di NFT, che vi lascio qui nelle schede. Con la Blend non è altro che un bot da aggiungere a Discord, ma volendo anche a Telegram, però in questo video vedremo solamente Discord, che permette aiutare di verificare il possesso di un NFT di una collezione e se lo possiede nel wallet, gli permetterà di ricevere un ruolo particolare che lo farà accedere a dei canali esclusivi. Non accessibili a chi non ha un NFT una cosa molto bella di questo bot è che è praticamente in tempo reale: quindi, se verificassimo il possesso di un NFT, ci darà un ruolo che ci permetterà l'accesso ad un canale esclusivo solamente per gli holder magari. Però se poi dovessimo vendere questa NFT, il bot ci toglierà il ruolo che ci ha dato e non ci permetterà più l'accesso a quel canale esclusivo. Questo metodo è molto simile a MintGate, soprattutto per il suo funzionamento. Però devo dire che io personalmente preferisco con la blend perché in un server Discord ci sono parecchi servizi, ci sono molte chat dove poter parlare, dove fare community, ci sono dei canali per dei servizi esclusivi e aggiungere Collablend ci permette di creare un altro canale con un ulteriore servizio esclusivo. Quindi Collablend non è altro che un plus, un qualcosa di aggiuntivo, mentre Mintgate ci permette di fare una cosa sola, ovvero avere una chat condivisa tra più possessori di NFT che però non è nemmeno personalizzabile. Poi ovviamente traete voi le vostre conclusioni. Anche per questo video è tutto. Io spero che vi sia stato utile e se così fosse lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video sempre inerenti a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!